La pandemia e il Covid hanno cambiato anche la criminalità organizzata, che in Lombardia significa soprattutto 'ndrangheta. Cambia il modo di operare, sempre più sotto traccia, concentrandosi sulla criminalità d'impresa, avvicinandosi come finanziatori alle società in crisi di liquidità per il Covid, ma arrivando poi a diventarne padroni. E la fotografia scattata nel rapporto semestrale della direzione distrettuale antimafia. In alcuni casi clan hanno cercato di intercettare, attraverso società di comodo, ristori e aiuti del governo per la pandemia, come nel caso di Francesco Maida. Secondo gli inquirenti, uomo di fiducia del clan crotonese Greco, che prima dell'arresto a luglio 2020 aveva già intascato 60.000 euro di finanziamenti. Per quanto riguarda la Lombardia, gli investigatori rilevano anche l'omertà delle vittime, una ritrosia degli imprenditori a denunciare l'usura realizzata con metodiche tipicamente mafiose. Lontano dalla Calabria, al nord, la DIA registra in attività 46 locali di 'ndrangheta, strutture di coordinamento delle cosche. Oltre la metà, 25, sono in Lombardia. E la Lombardia è al quarto posto dietro Sicilia, Lazio e Calabria anche per i beni sequestrati, 3.200 immobili, 374 aziende. Per tutta la criminalità organizzata, compresa quella straniera, lo spaccio rappresenta la principale forma di finanziamento. Anche qui la pandemia ha imposto l'utilizzo di nuovi soggetti e metodi per le consegne, dai rider fattorini ai tassisti che potevano girare liberamente, oppure l'acquisto via web e l'invio attraverso posta e corrieri.